come Caparezza ha spiegato l'arte. Nella stessa opera la passione per il crime, la fascinazione degli spettatori appassionati alle vicende di cronaca nera e quel sensazionalismo mediatico tipico di tutti quei giornalisti che dell'etica e del rispetto verso le persone coinvolte se ne sciacquano le palle. Il giorno dell'omicidio, nessuno nei paraggi, tranne i registi già pronti con i lungometraggi, un delitto tira l'altro come ciliegie, brindiamo con i globuli dei teenagers. Preparatevi ad entrare con me nel mondo della musica e delle opere d'arte unite in un solo concept album, il quale è riuscito a fornire uno spaccato sociale e una satira tipica del nostro amato artista ricciolino, trattando numerose tematiche, politiche e socioculturali. Di video su Caparezza ne ho fatti moltissimi, da quello in cui ho analizzato Sono il tuo sogno eretico, title track del disco, ossia una canzone che si pone a difesa delle personalità rivoluzionarie che hanno cercato di manifestare la propria opinione, ma che sono state condannate come eretici dalla Chiesa. Il brano si struttura in tre strofe, impersonificando rispettivamente le figure di Giovanna d'Arco, Girolamo Savonarola e Giordano Bruno. Ho il video in cui racconto alcune delle mie opinioni su Exuvia. Ci sono canzoni belle, come La Scelta o la title track stessa, ma capite bene che non posso farmi bastare da un disco di Caparezza il basare un'opera sempre sullo stesso concetto ripetuto nella stessa salsa. Anche perché quella salsa, in questo caso, è l'insicurezza del futuro e un'introspezione totalmente senza struttura. Non è l'eresia, l'arte o una prigionia mentale da cui cerchi di scappare, eh? Fino ad arrivare ad una vera e propria analisi sul mio cortometraggio che è un vero e proprio tributo e viaggio nella musica di Rezzacapa. Hai rifatto il letto? Sì, mamma, sì! Mamma sì! Ma credo sia giusto, arrivati a questo punto, tornare ad analizzare alcuni dei brani ed album più importanti e interessanti dell'artista. Quindi tutti, vabbè. Cercando come sempre di trarre una riflessione e degli spunti di ragionamento stimolanti per voi e, perché no, anche per me che sto realizzando il video. Ho in serbo molti contenuti su Caparezza e inizialmente ero indeciso se realizzarli in ordine cronologico rispetto alle uscite dei dischi oppure andare più a sentimento. Ho scelto la seconda, quindi dopo aver trattato Il sogno eretico del 2011 ed Exuvia del 2021, facciamo un salto in mezzo a questi due dischi e addentriamoci in uno dei miei album preferiti, ossia Museica, uscito nel 2014, direttamente dopo un disco sull'eresia ma anche precedente a Prisoner 709, uscito nel 2017, e che rappresenta l'inizio della sua famosa trilogia introspettiva, proseguita con Exuvia e con l'opera che tutto il pianeta Terra sta aspettando. Il nuovo album di Caparezza, in lavorazione da parecchi mesi, annunciato tra l'altro su Instagram da Capa stesso il giorno del suo compleanno. Museica è una visita guidata dalla durata di più di un'ora di un personale museo che Caparezza esplora e ci racconta durante le canzoni. Museica la crasi fra musica, museo e sei, considerato che è il suo sesto album. Ogni brano dei 19 che compongono il disco è, nel concept, ispirato e associato ad un quadro, ad un'opera artistica che in qualche modo descrive e rappresenta ogni traccia. La presentazione dell'album quando uscì, pensate che fu fatta proprio come una visita ad un museo, con i giornalisti che venivano condotti attraverso le tracce come se fossero stanze di un museo ideale, ognuna con un'opera e un tema specifico. Questo concept innovativo non solo serviva a spiegare il contenuto dell'album, ma anche a mettere in risalto i riferimenti artistici e culturali che caratterizzano ogni canzone, dato che Museica trae fortemente ispirazione da varie opere e correnti artistiche. Caparezza non si limita quindi a descrivere le tracce, ma le arricchisce tramite una visita guidata con aneddoti, spiegazioni sul processo creativo, riflessioni personali su temi come la censura, la libertà d'espressione e la funzione dell'arte nella società contemporanea. Questo evento ha permesso ai giornalisti di entrare nella visione artistica dell'album, vivendo Museica come un'opera di critica sociale, in cui la musica diventa un mezzo per riflettere sul mondo attraverso l'arte. Quindi ragazzi, dopo una presentazione del genere, come può essere l'album? All'interno troviamo praticamente quasi tutti i capolavori, non c'è una singola canzone brutta o particolarmente non ispirata. Il tutto comincia con Canzone all'entrata, che con la classica ironia e giochi di parole geniali ci accompagna all'entrata del museo nella testa di Caparezza, simboleggiato anche nella copertina del disco stesso, disegnata dall'artista Domenico Dell'Osso. Il dipinto della copertina di Museica nasce dal confronto dei due artisti. Domenico ha realizzato un lavoro ricco nei colori e nella dinamica visiva, dando un'originale interpretazione alle lunghe chiacchierate avute con Caparezza proprio per concepire questa opera. La musica è il mio amore per l'immaginazione.
cover è il mio amore per i dischi. E Chinatown è il mio amore dichiarato per la scrittura. Dell'Osso descrive la copertina di Museica come uno splendore che si può apprezzare pienamente abbandonando ogni vano tentativo di dominio e controllo sull'esistenza stessa e accettando il tutto come un perfetto, inspiegabile grande mistero. Il senso della vita è la vita stessa. In quest'opera non sono importanti i singoli elementi, quanto l'armonia tra gli stessi. Grazie all'ironia e alle forme morbide e semplificate, Dell'Osso trasforma la realtà in una sorta di fumetto, aiutando lo spettatore a identificarsi nel soggetto, un soggetto centrale che viene raffigurato come neanche un albero, ma una sorta di rametto sottile, sorretto però da una gigantesca e folta chioma. Sarà forse Caparezza che sotto sotto vuole dirci in vesti diverse che non si va avanti con la forza ma con la forza degli argomenti? Chissà. Fatto sta che Museica è uno dei dischi più sfaccettati e profondi mai realizzati da Capa, che ci fa entrare nella sua testa e nella sua visione creativa, trasportandoci in numerosi mondi, come Chinatown, una città in cui l'inchiostro scorre al posto del sangue, o l'inferno di Dante. È inutile che vi citi ogni singolo leggendario pezzo di questo disco, da Avrai ragione tu, Ritratto, in cui Capa racconta di sé e della percezione che il pubblico ha dell'artista. Tra l'altro, Ritratto è inteso sia come ritratto della situazione o di se stessi, ma anche come sinonimo di rimettersi in discussione. Un gioco di significato che verrà ripreso anche in Canzone all'uscita tramite l'incredibile verso Autoritratto, anche se da autori tratto. Avrai ragione tu è un pezzo che apre l'album Museica. Pone dei dubbi sulle mie prese di posizione e quelle che sono le posizioni percepite. E poi abbiamo Mica Van Gogh, Non me lo posso permettere, Figli d'arte, Comunque Dada, ragazzi, non ve le cito neanche perché sarebbe da realizzare un intero video per ogni singolo brano presente in questo disco. Ogni singolo brano. Cioè, parliamoci chiaro, ma quanto è bello. Guarda, guarda che bellezza. Tra l'altro qui dietro nascosto nei vari, ok? Eccolo qua. Ah sì, guarda che bello. Quanto ci sono affezionato a questo disco, ragazzi. È meraviglioso. È un'opera d'arte. È un'opera d'arte. Ma in mezzo a tutto questo marasma, aspetta che metto a posto gli articoli. Ok. C'ho anche questo, che devo dire è una bella chicca. Inizialmente pensavo fosse il documentario trasmesso su Sky, ma in realtà è soltanto un insieme di momenti presi dal Museica Tour, quindi non è neanche, sai, uno di quei DVD che contiene tutte le tracce live, come poi ha fatto in Prisoner. Quindi mi ha un po' deluso, ma allo stesso tempo, vabbè, qualsiasi cosa riguardi Museica io ce lo devo avere, quindi bellissimo. E vi consiglio di recuperare, tra l'altro, come dicevo, il documentario su Sky, che è nominato Bonus Track. È tutto un viaggio in Museica e c'è Caparezza che spiega le robe. È bellissimo, ragazzi, è uno dei migliori documentari su Caparezza, o comunque è molto completo, quindi se vi piace Capa o se vi piace Museica, guardatelo. L'album affronta quindi varie tematiche sociali attraverso il mondo dell'arte, con in mezzo alle tracce Canzone a metà, che è sia una canzone posta esattamente a metà fra tutte le altre, ma anche concepita come una canzone che vorrebbe arrivare da qualche parte ma non ci arriva, poiché incompleta, rispecchiando l'incompletezza di un'esistenza nella quale siamo sempre alla ricerca di noi stessi. Non a caso Caparezza farà un'altra traccia dal concept molto simile, chiamata Il testo che avrei voluto scrivere, contenuta nel disco successivo Prisoner 709, praticamente il suo prodotto più profondo in cui lui è alla ricerca di se stesso, arrivando alla fine alla fuga dal proprio io. Fuggo da me stesso, come se costui mi volesse. Citazione tratta da Autoipnotica, penultima traccia di Prisoner, e in realtà è l'ultima traccia in cui Caparezza canta all'interno di Prisoner stesso, considerato che siccome è scappato da sé e quindi dal disco, l'ultimo brano, Prosopagno, sia è strumentale senza la sua voce, e tra l'altro riprende il brano d'apertura in cui Michele non si riconosce più quando si riascolta, per cui è risentito in tutti i sensi. Ma va bene, basta divagare, quando parlo di Caparezza non mi fermo più, torniamo a Museica. Quindi, Museica, canzone all'entrata, a metà e all'uscita, fungono da spartiacque tra le varie canzoni dell'album, e subito dopo Teste di Modì, la stupenda composizione che racconta del clamoroso scherzo dei ragazzi delle Tre Cape di Modigliani, troviamo un'ulteriore trilogia, ossia quella dell'argento, dell'oro e della cassa di legno di Chitaro. Stiamo parlando di Argenti Vive, un dissing bello rock spinto di Filippo Argenti a Dante, Compro Horror, una feroce critica sociale alla spettacolarizzazione di tragedie e crimini verso altri esseri umani, e Chitaro, un'amara riflessione
riflessione sul senso di inadeguatezza verso il mondo sociale che ci circonda. Ma oggi siamo qui per approfondire solo una di queste tre, ossia Compro Horror. Come? Vorresti un approfondimento anche di tutte le altre? Allora iscriviti e condividi questo video con i tuoi amici appassionati di caparezza. Spargiamo il verbo del capa. Dai, sto aspettando che ti iscrivi. Sto aspettando che ti iscrivi. Ti sei iscritto? Guarda, io non continuo il video finché non ti sei iscritto. Iscritto? Perfetto. Ora condividi il video, tanto lo so che ce l'hai quell'amico appassionato di capa e stai pensando subito a lui. Mandagli questo video, scrivigli, mi manda Tremabel, ok? Top, andiamo avanti. Quindi parliamo di Compro Horror. Caparezza dice: il mercato dell'horror è oro e argento, altro che l'horror di argento. E sapete perché il crime tira così tanto? Perché tutti noi vorremmo sapere le motivazioni che portano l'assassino ad uccidere. E probabilmente è per questo che Barbara D'Urso ci guarda dal suo yacht a Porto Cervo mentre guarda i video di Elisa True Crime. Però il non cogliere appieno le dinamiche che portano all'omicidio aumenta la fascinazione. C'è un termine tedesco che descrive l'emozione di sollievo che si prova a non essere vittima di tale crimine. Vai Max, puoi sentire? Schadenfreude. Ok, questa parola qua. Questa parola qua descrive il conforto che provi quando ascolti un podcast true crime o un TikTok di Max Proietti e sei felice di non esserne coinvolto. Ed è per questo che i giornalisti ci marciano sopra o Caparezza scrive Compro Horror, citando: il giorno dell'omicidio, nessuno nei paraggi, tranne i registi già pronti con i lungometraggi, un delitto tira l'altro come ciliegie, brindiamo con i globuli dei teenagers. Vabbè, ma fai tutti i video ironici, poi ci di Caparezza al testo. Ma cita Gigi D'Alessio, no? Dai, Adre, ma bella! Quindi all'interno di Museica, questo disco incredibile, praticamente roccheggiante, ispirato anche a gruppi come gli AC/DC, le Zeppelin e altri del genere, ci troviamo di fronte a un chiaro gioco di parole con il Compro Oro, una tipologia di negozio che sbuca davvero come funghi ovunque nelle nostre città, come suggerisce anche la canzone riferendosi all'alternativa macabra. L'horror, il crimine, la violenza sono tutti elementi utilizzati come merce di scambio per denaro, visibilità, sensazionalismo, e la canzone ce lo suggerisce già dalle prime righe. Compro horror, ne sono ingordo. È chiaro il tema del consumo, suggerendo un'ossessione per tutto ciò che è spaventoso e legato al crime. Caparezza si pone come un consumatore avidamente attratto dalla violenza e dalla morte, esprimendo una critica alla cultura popolare che alimenta questo tipo di intrattenimento nero. L'idea di trasformare crimini in lingotti sottolinea ancora come la violenza possa diventare una merce di scambio nel mercato dell'intrattenimento. La critica alla società e ai media è palese. Caparezza mette in evidenza come il mondo sia pervaso da ferocia e follia, con riferimenti alla normalità disturbante che circonda la vita quotidiana. L'immagine di un mondo di pazzi e non di patti suggerisce che la violenza è diventata parte accettabile e tollerata della società. La frase "lasciamo che il killer evada" sottolinea tra l'altro di nuovo la superficialità con cui i media trattano questi temi, quasi come se la violenza fosse parte a tutti gli effetti di uno spettacolo da cui si deve trarre profitto, e sti cazzi dell'etica, del rispetto verso tutte le persone coinvolte all'interno di tragedie che la maggior parte dei casi causano morte e shock che i familiari porteranno con sé per tutta la vita. Ma ciò che viene detto durante il ritornello è ancora più macabro, poiché evidenzia che non solo l'orrore è spettacolo, ma ognuno dei manipolatori dei media è disposto a pagare di più di altri per avere l'esclusiva sulla divulgazione e la spettacolarizzazione di quel dato orrore. Compro horror e pago più di tutti. Qua si va quasi oltre il semplice consumo. Ormai l'horror serve a dare quasi un senso alle nostre vite vuote, a cui serve una scossa, un po' di pepe per sentirci più vivi. Sulle spalle però di chi vivo non lo è più, ed è su questo che la canzone di Caparezza si sofferma. Siamo tutti complici. Il mercato dell'horror è oro e argento, ossia una vera e propria industria della brutalità. Il tutto sottolinea ancora una volta come la violenza possa fruttare economicamente, mentre si gioca con l'idea di anime che marciano e diventano merce, fruttando sotto l'insegna che viene accesa. L'insegna del Compro Horror. Ti rendi conto che Caparezza non ha mai fatto Compro Horror live? Come dovrei reagire a questa cosa io? Eh? Una volta. Fammela. Mai. Le ha fatte tutte. Ha fatto pure
le canzoni di Exuvia e non compro horror. Vabbè, questa è la mia cosa. La narrazione di Capa è pervasa da contraddizioni, come quella di chi cerca la spensieratezza. Spensierata te ne vai nei boschi, ma si ritrova a confrontarsi con una realtà violenta e inquietante. Questo dualismo, per citarlo, tra la ricerca della leggerezza e la brutalità della vita è un tema centrale. Vengono menzionati anche personaggi come Frank Miller o elementi come l'hotel di Shining, evidenziando come gli archetipi dell'horror influenzino inevitabilmente il comportamento umano. Nella canzone inoltre viene menzionato il concetto di un futuro splatter, che suggerisce che la violenza non è solo nel presente, ma è destinata a crescere e a trasformarsi in una forma di intrattenimento sempre più accettata e ricercata. Possiamo quindi dire, semicitando di nuovo Kubrick stesso, prendendo come spunto i suoi film, che l'uomo ha una natura violenta e distruttiva e questo forse non potrà mai cambiare. Caparezza pone quindi una visione del mondo molto pessimista, ma forse lo fa proprio per provocare, per far scaturire delle riflessioni in chi ascolta la canzone. Viene utilizzato un linguaggio ricco di giochi di parole, allitterazioni e rime che rendono il testo molto coinvolgente e ritmato, proprio come le ripetizioni di Lama Lama Fama Fama, che creano un effetto quasi ipnotico, contribuendo a un'atmosfera frenetica e caotica che riflette ovviamente il tema della canzone. Il suo stile si distingue per uso di riferimenti culturali, e come tutte le canzoni di Capa, tutto questo rende il testo non solo una critica, ma anche un commento sociale ricco di stratificazioni. Compro Horror di Caparezza è una canzone che, attraverso la sua narrazione ironica, provocatoria, affronta temi complessi come la violenza, il consumo, il ruolo dei media nella nostra percezione del famoso crime, che tutti ostentiamo e vogliamo e dacci il crime. Caparezza invita l'ascoltatore a riflettere sulla normalizzazione della violenza e sul modo in cui la società si nutre di paura, rendendo la canzone non solo un pezzo musicale, ma anche una critica incisiva. Grazie Capa di essere quello che sei, di fare tutto questo per noi, di regalarci delle canzoni, degli album che restano nella storia e che ci riascolteremo per anni e anni e anni. Madonna, Museica è un capolavoro. Ti è piaciuto questo video su Caparezza e come ha spiegato il crime? Beh, se vuoi supportarmi lascia un like e iscriviti, fammi sapere su quali altre canzoni del Michelone Nazionale vorresti un'analisi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da... Questi tagli mi sono sempre sembrati delle coltellate, per questo che quest'opera ha ispirato un pezzo chiamato Compro Horror, che parla della morbosità con la quale si seguono le vicende di cronaca nera, i fatti delittuosi. Allora, c'è un termine tedesco che parla dell'emozione vaffanculo. No, esatto, e sapete perché il crime tira così tanto? Non me lo ricordo più, lo sai?